Che accoglienza da parte dei tifosi, quanto entusiasmo. Il boemo che incita i mille della curva nord a corsi allo stadio di Via Senna di Montesilvano per caricare ulteriormente la squadra. Uno Zeman inedito, tutt'altro che glaciale. In quella corazza batte un cuore caldissimo. Un prologo senza dubbio emozionante. Ora però la prova insindacabile del campo. C'è una gara da chiudere. Dopo il 2-2 del match di andata all'Adriatico si annuncia una bella cornice di pubblico. Non sono previsti tempi supplementari, un solo risultato al 90esimo per la Virtus Verona. La vittoria al Delfino sarà invece sufficiente il pareggio con qualunque punteggio. I gol segnati in trasferta non valgono doppio. Recuperato il grande ex Filippo Pellacani, malgrado non sia al top, ci sarà anche Alessandro Crescenzi. Stesso 11 di giovedì scorso: Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Messic e Milani, a centrocampo Raffià, Palmiero e Craia, in attacco il tridente Merola, Lescano, Delle Monache. Alla domanda quanto crede alla promozione in B, Zeman risponde con grande realismo, soprattutto senza vendere fumo. Io ora non ci credo, ci devo arrivare. Discorso di nuovo, noi stiamo lavorando per cercare di fare andare meglio possibile, per andare più lontano possibile. Ci sono altre squadre che hanno le stesse mire, poi si vede sul campo che succede. Virtus Verona prima dello squalificato Tronchin, campionato finito invece per Manfrin e Vesentini, probabile 11, Giacomel tre pali, in difesa Ruggero, Cella, Faedo e Dafara. A metà campo Alfredson dal primo minuto insieme con Lonardi e Talarico. Tra le linee Danti alle spalle di Fabbro e del quasi 33enne Nalini, giocatore forte fisicamente e soprattutto veloce, ex Crotone con i calabresi, 40 presenze in Serie A. Dovrebbero partire dalla panchina sia Gomez che Casarotto. I numeri della Virtus formato trasferta: 32 punti, 6 in più del bottino conquistato in casa, appena 3 KO lontano dal Gavagnin Nocini contro Triestina, Pro Patria e Pro Sesto. I rossoblù sono stati capaci di espugnare il campo della Feral Pisalò, promossa in B, quello dell'ambiziosissimo Vicenza e da ultimo, storia recentissima, hanno eliminato il Padova. Non solo, ben 13 clean sheet in 20 gare esterne. Comprensibilmente fiducioso il presidente allenatore De Veneti, Luigi Fresco. Possiamo vincere anche a Pescara, insomma, ecco questo discorso. Poi chiaramente non è facile mai, però andiamo là con le nostre ottime possibilità. Ci abbiamo noi anche da perdere, perché noi potremmo essere eliminati, come potremmo anche arrivare secondo me in finale. Cioè, siamo una squadra ormai che non ha niente da invidiare alle altre. Chiaramente adesso che ci abbiamo preso gusto, dispiacerebbe uscire, ecco. E sono bravi, nel senso, se non erano bravi non arrivavano fino a qui. Per il discorso di nuovo, hanno fatto l'inizio di campionato male, tanto è vero che stavano da retrocessione, e poi con tempo si sono aggiustati. Una squadra familiare, dico io. Già il presidente allenatore, ci stanno tutti in famiglia, si sono abituati a fare certe cose, li stanno facendo bene. Come sono bravi a buttarsi negli spazi e andare su, anche per noi sarà difficile.